Molto bene, abbiamo effettuato il cambio e vediamo un pochino ancora di continuare il nostro amico Scotto. Vediamo una telefonata prima. Pronto? È caduta la linea ancora. Vediamo un attimino ancora per cui fu bruciato vivo Scotto. Punto decimo. Negava che Cristo avesse dato autorità a San Pietro, ai suoi successori o ai vescovi. Infatti non ne troviamo nessuna traccia nei libri, se non come affermazioni. Era preadamita, un altro motivo per bruciarlo vivo. Ancora Scotto ammetteva l'eternità del mondo. Tredicesimo punto. Scotto negava il giudizio universale, la risurrezione dei morti e la gloria futura. Quattordicesimo punto. Scotto fu bruciato perché considerava Aristotele più saggio di Mosè e migliore di Cristo, un uomo cattivo, impiccato per i suoi peccati e che se la faceva con le prostitute cui si rivolgeva. Quindicesimo punto. Scotto fu bruciato perché bestemmiava l'Eucaristia e l'autorità dei dogmi. Infatti i dogmi della Chiesa cristiana fanno solo schifo. Sedicesimo punto. Scotto fu bruciato perché attribuiva i miracoli di Gesù alla magia. Diciassettesimo punto. Scotto fu bruciato perché, secondo la Chiesa, si ingannava in materia dei sacramenti. Bene, questi sono i motivi per cui un uomo viene bruciato vivo, viene torturato per anni e bruciato. Ricordiamo che per fare questo occorre molto, ma molto stomaco. E i cristiani ne hanno molto, anche se Beppi, io non lo considero un cristiano, lo considero una persona che ha una propria fede, ma il cristianesimo ha dei dogmi precisi. Ma siccome vi ho parlato di Scotto, voglio parlarvi di un altro personaggio. Voglio parlarvi di Jan Hus. Anche Jan Hus fu bruciato vivo. E quando gli chiesero di rinnegare quello che lui aveva scritto, ha detto: io rinnego tutto, meno che le tesi di John Wycliffe. Io le tesi di John Wycliffe, disse, non le rinnego. E fu bruciato per questo motivo. Vediamo una telefonata, sempre che non sia qualcosa che cade. Pronto? Molto bene, era un altro giochino. Bene. Cosa diceva John Wycliffe? Ricordiamo che dopo che la Chiesa bruciò Jan Hus in Cecoslovacchia, nella zona di Praga, ci fu una grandissima rivolta, una rivolta popolare, perché Jan Hus era rettore dell'università. Vediamo un attimino. Pronto? È sempre il solito gioco. Comunque non ci interessa più di tanto. Allora, quali erano le tesi di John Wycliffe? Poiché la menzogna eretica riguarda l'ostia consacrata ha il primato fra tutte le eresie, perché essa venga estirpata dalla Chiesa, dichiaro ai moderni eretici che essi non possono né spiegare né comprendere l'accidente senza il soggetto. In pratica il gioco dell'ostia era una cazzata. Questo è quello che dice Wycliffe. E questo è il motivo per cui viene bruciato Jan Hus. Ah, non viene bruciato Wycliffe perché era morto 20 anni prima, oltretutto. Altro punto. Dice Wycliffe, frutto di questa demenza con cui si immagina un accidente senza soggetto è di bestemmiare contro Dio, di scandalizzare i santi e di ingannare la Chiesa con la falsa dottrina dell'accidente. Altro punto, quelli che affermano che i bambini dei fedeli morti senza battesimo sacramentale non si salvano sono sciocchi e presuntuosi. E questo è un buon motivo, direi, per bruciare una persona, no? Altro motivo per bruciare una persona. La tenue e breve confermazione dei vescovi, con l'aggiunta di riti così solenni, è stata introdotta col suggerimento del diavolo perché il popolo si è ingannato dalla fede della Chiesa e si creda maggiormente alla solennità e necessità dei vescovi. Questo è un motivo per bruciarlo, direi. Mettere in discussione l'autorità di vescovi mi sembra un delitto veramente grave. Ancora, perché bruciamo sempre quest'uomo? Perché l'olio con cui i vescovi ungono i fanciulli e il panno di lino che si mette attorno al capo
sono un rito ridicolo, non fondato sulla scrittura. Questa confermazione, introdotta contro gli apostoli, è una bestemmia a Dio. E anche questo è un buon motivo per bruciare. Ah, vediamo sempre la solita telefonata. Pronto? Non è possibile, soltanto in diretta vado, se no mi chiami dopo. Scusate, ho avuto una telefonata, una richiesta di parlare in privato. Chi vuole parlarmi in privato? Io alle 8, dopo le 8 chiudo la trasmissione, può telefonarmi dopo le 8 e li prendo sulla telefonata. Per cui abbia pazienza, vediamo un'altra telefonata. Pronto? Ed è caduta la linea. Vediamo un altro motivo per bruciare Jan Hus. La confessione orale fatta al sacerdote, dice sempre Wirklecht, introdotta da Innocenzo III, non è così necessaria all'uomo come egli l'ha definita. Se uno offende il fratello solo col pensiero, con la parola o con l'opera, è sufficiente che egli si penta col solo pensiero, con la sola parola e con la sola opera. E anche per questo motivo, siccome nega la confessione come necessità, viene bruciato vivo. Vediamo al punto 12 cosa dice. Dice Jan Hus, è congettura probabile che colui che vive rettamente sia diacono o sacerdote, cioè non è necessario che la Chiesa lo investa. E questo è un punto per cui bruciarlo vivo. Dice ancora Jan Hus, la vita indegna del prelato toglie ai sudditi il dovere di accettare gli ordini e gli altri sacramenti. Tuttavia, in caso di necessità, si può accettare ciò da essi, pregando pienamente Dio perché voglia compiere per mezzo dei suoi diabolici ministri l'atto e lo scopo dell'ufficio per cui giurano. Bene, Jan Hus ha il problema della Chiesa malvagia e Jan Hus preferisce mettere davanti la sua idea di bontà di Dio a una Chiesa malvagia. Naturalmente noi come pagani riconosciamo in Jan Hus il principio libertà, riconosciamo la forza che lo spinge. Riconosciamo il desiderio di espandere se stesso partendo dalla sua oggettività, per cui egli accetta Dio, accetta una certa forma di Dio, però rifiuta la sottomissione a Dio, cioè Dio è parte di se stesso, lui ancora non lo dice, però di fatto è il Dio che è dentro di lui che spinge per essere libero. Dice ancora Jan Hus e per questo viene bruciato. I vecchi, anche se non hanno alcuna speranza di prole, possono unirsi l'uno all'altro per desiderio di beni temporali o per mutuo aiuto o a causa della loro passione. La loro unione ha carattere di vero matrimonio. Dice Jan Hus, perché devo impedire il matrimonio solo per i figli? Cioè non posso impedire un matrimonio. Due persone anziane che vogliono sposarsi, che si vogliono bene e vogliono stare insieme, hanno il diritto di stare insieme. E per questo motivo viene bruciato. Ancora, vediamo il punto 17. Dice Jan Hus, il Papa, che si dice falsamente servo dei servi di Dio, nell'opera del Vangelo non è in nessuna categoria, è in quella dei mondani. E se è in una categoria, è in quella dei demoni, che servono Dio più colpevolmente. Jan Hus e Wirklecht vedono la malvagità del clero, la sua voglia di mettere in ginocchio le persone, e pensano Dio come un qualcosa di superiore. Bene, vediamo il punto 18 cosa dice. Il Papa non dispensa dalla simonia o dal voto temerario, essendo egli un simoniaco capitale che cerca temerariamente di conservare il suo stato dannatamente qui sulla terra. In pratica, dice Jan Hus, il Papa vuole solo denaro, fa le cose solo per denaro. Un prete agisce solo per denaro. Vediamo il punto 19. Dice Jan Hus, che il Papa sia sommo pontefice è ridicolo. Cristo, infatti, né in Pietro né in altro ha approvato questa dignità. In effetti, pochi sanno che a Roma Pietro e Paolo si scannavano per contendersi i discepoli. E in effetti uno dei primi testi sacri, diciamo così, della Chiesa Cattolica non è assolutamente il Vangelo a parole di Cristo, è il Vangelo secondo Luca, cioè il Vangelo scritto da uno
che prendeva da Paolo e che prendeva le cose per sentito dire. Per cui, se potremmo dire che il Vangelo di Marco è stato scritto sotto dettatura di Pietro, per cui uno che ha vissuto a fianco di Gesù, almeno così si dice, però prendiamolo per buono, oppure il Vangelo di Matteo, che si dice sia uno dei discepoli di Gesù, per cui due persone che hanno dei contatti diretti, quello di Luca invece è totalmente inventato, cioè preso da cose precedenti, e viene scritto insieme a Paolo per gli scopi strategici, per gli scopi politici di Paolo. Poi non parliamo di quello di Giovanni, che è una porcheria e basta. Quello di Giovanni addirittura sbaglia gli assetti sociali, infatti è scritto nel 300. Ma veniamo un attimo, perché è sempre stato bruciato vivo Jaas. Al punto 20 dice: il Papa è apertamente l'anticristo. Qui non siamo molto d'accordo, perché vediamo due cose diverse, ma lui vede l'anticristo come il male. E allora vediamo un po' questo. Il Papa è apertamente l'anticristo, non solo lui individualmente, ma il complesso di tutti i papi, dal tempo della donazione di Costantino alla Chiesa, dei cardinali, dei vescovi e di tutti gli altri, loro complici, sono le multiforme, mostruose persone dell'anticristo. Non ripugna però ritenere che Gregorio e altri papi, che nella loro vita fecero molto bene con frutto, alla fine si siano pentiti. In pratica, dice Jaas, chiunque ruba i più poveri, porta via le loro cose, è il male. Però, dice, ci sono alcuni papi che hanno tentato di migliorare la situazione, e glielo riconosce. Al punto 21 Jaas dice: Pietro e Clemente, con gli altri loro collaboratori nella fede, non furono papi, ma collaboratori di Dio per l'edificazione della Chiesa del Signore nostro Gesù Cristo. Vediamo, prima di continuare, sempre perché bruciarono Jaas, un'altra telefonata, forse. Pronto? Benissimo. Qui abbiamo sempre le telefonate che cadono e qualcuno che ci scherza sopra. Vediamo sempre perché bruciarono Jaas. Al punto 27 dice: se non opera interiormente la legge della carità, nessuno con le sole carte e con le sole bolle ha la giustificazione in maggiore o minore misura. In pratica dice: se tu vuoi fare del bene devi operare con la carità, non puoi operare con le bolle, le leggi, le direttive, l'imperio. E anche per questo è stato bruciato, chiaramente metteva in discussione l'autorità papale. Dice ancora sempre Jaas: per l'autentica autorità secolare si richiede la giustizia di chi domina, cosicché nessuno che sia in peccato mortale è padrone di alcunché. Insomma, era sufficiente, direi, per bruciarlo vivo, no? Tutti i religiosi moderni fanno di tutto per macchiarsi di ipocrisia, dice Wirkleft. Questo, infatti, significa la loro professione, che essi digiunino, si vestano, agiscono differentemente degli altri. Sì, figurati se gli altri stavano ad ascoltare. Era un altro buon motivo per bruciarlo. Vediamo ancora sempre perché lo hanno bruciato. Vi è bastato i motivi? Andiamo avanti ancora. Punto 34. La religione o regola privata degli ordini dei frati monaci sa di presunzione, blasfema e arrogante verso Dio. E i religiosi di tali ordini, con l'ipocrisia della difesa della loro religione, presumono di innalzarsi sopra gli apostoli. Vediamo ancora il punto 38. Basta ai laici che essi qualche volta diano ai servi di Dio le decime dei loro proventi. Così essi danno sempre alla Chiesa, anche se non sempre al clero di corte designato dal Papa o dai suoi dipendenti. Beh, direi questo qua, privare delle tasse il Papa, era un buon motivo per bruciarlo. Molti sacerdoti semplici, diceva Jaas, superano i vescovi in questa potestà. Anzi, sembra ai fedeli che la grandezza della potestà spirituale viene conseguita più da un figlio che imita Cristo coi suoi costumi che da un prelato eletto dai cardinali o da simili apostati. Direi che bruciare Jaas era determinante. Ricordiamo che Jaas partecipò a questo processo con un salvacondotto dell'imperatore. Cioè, l'imperatore disse che Jaas non doveva essere condannato, né torturato, né tantomeno bruciato.
Ebbene, cosa hanno fatto la Chiesa Cattolica per poter bruciare Jan Hus alla faccia dell'imperatore? Fece finta che Jan Hus scappasse, come se un uomo di cultura avesse la necessità di fare questo. Fece finta, inscenò una finta fuga, dopodiché lo bruciò dopo avergli promesso il salvacondotto. Bene, questa è la parola di un cristiano. E se la parola di molti cristiani è diversa, è più vera, è più pura, non è perché loro danno la parola di cristiani, ma danno la parola di uomini. Ma la parola di un cristiano è sempre una parola falsa. Bene, cambiamo un attimino argomento, perché ormai per bruciare le persone è bene darci un taglio. Siamo arrivati al paganesimo e cominciamo a introdurre il paganesimo. Come abbiamo già detto, il paganesimo è un'altra cosa. Il paganesimo è la relazione fra l'essere umano e il mondo che ci circonda. Il circostante determina noi stessi e determina le relazioni che noi abbiamo con questo circostante. Ecco, è in questo modo che si diventa pagani, cioè scoprendo il divino che ci circonda. Il divino che ci circonda scopriamo in un solo modo, pescando dal divino che abbiamo dentro. Ed ecco che è facile scambiare il divino che ci circonda con Dio. Voi immaginate soltanto questo, l'illogicità della questione. Vi sembra possibile che il creatore dell'universo, tanto grande quanto è l'universo, di centinaia di miliardi di galassie, che hanno centinaia di miliardi di stelle, si occupi della preghiera che voi fate perché in quel momento avete un po' di solletico, perché i problemi della vita sono solletico, non sono altro, per quanto possono asfissiare, per quanto possono distruggere le persone. Bene. Voi pensate, se il creatore dell'universo viene ad occuparsi di queste cose, è vero che è stato passato come onnisciente e onnipotente, ma erano tempi diversi, erano tempi in cui il padrone determinava se stesso. Ricordiamoci come è nata l'idea del Dio unico, cioè pochi sanno che l'idea del Dio unico è nata come operazione politica, cioè in pratica alcune tribù decisero di inventarsi un Dio più grande di tutti gli altri dei. E questo Dio più grande di tutti gli altri dei doveva mettere pace fra le tribù. Per cui l'idea del Dio unico è nata soltanto come operazione politica. Dopodiché si è radicalizzata, qualcuno ci ha lavorato sopra, è stato macinato il concetto ed è diventato il concetto degli ebrei che poi è giunto fino a noi. Però inizialmente era solo ed esclusivamente un'operazione politica. Dopodiché insegna al bambino che Dio è buono, insegna al bambino che Dio è bravo, insegna al bambino che Dio, senza Dio non puoi più fare niente, metti in ginocchio il bambino, porta il bambino quando ha 2 anni in chiesa, costringilo a stare zitto ad ascoltare la messa, costringilo il bambino a pregare, insegnagli l'Ave Maria, insegnagli quanto è buono questo Dio, insegnagli quanto ha sofferto questo Gesù, insegnagli quanto è buona la Madonna, alla fin fine ti entra nelle sinapsi cerebrali. Alla fine fine arriva il condizionamento educazionale. E allora cosa succede? Succede che si scambia il divino che ci circonda per il Dio creatore. E facendo questa operazione si uccide il divino che abbiamo dentro. Perché? Perché col divino che ci abbiamo dentro possiamo relazionarci col divino che ci circonda. E invece, pensando al divino che ci circonda come il Dio creatore, noi siamo pronti per essere in ginocchio. Non abbiamo la forza per imporre a noi stessi. Bene, arrivati a questo punto, cosa succede? Succede che la morte diventa distruzione dell'individuo, la morte diventa disperazione. Il paganesimo individua i nemici che portano alla distruzione del divenire. E nel Sentiero d'Oro alcuni di questi nemici sono descritti. Sono descritti come un fare, come un modo di agire che distrugge il nostro divenire. Bene, io vi leggo dalla Devotio, il Sentiero d'Oro, i distruttori dell'essere umano.
Dopo, se volete, vi spiegherò le singole figure se qualcuno può interessare. Fatto conduce all'essere e l'essere individua i suoi nemici. L'abbiamo già spiegato nelle altre trasmissioni che fatto altro non è che la necessità di ogni essere unita alla sua volontà, alle sue determinazioni. Cioè, noi esistiamo per necessità, per delle condizioni che noi non possiamo regolare o non possiamo comandare. Però quando noi acquistiamo coscienza, a questa necessità aggiungiamo la nostra volontà, per cui possiamo scegliere sempre all'interno del nostro divenire, sempre all'interno delle nostre trasformazioni, però possiamo fare delle scelte e sviluppare noi stessi. Bene, fatto conduce l'essere e l'essere individua i suoi nemici. Fatto conduce l'essere e l'essere individua Virbios. Virbios è colui il cui scopo è piegare l'essere e la sua coscienza ai propri scopi, ai propri fini, ai propri desideri. Virbio, incapace di estrarre potere da sé, deve togliere il potere di essere ad ogni essere esistente, deve togliergli il sapere, deve togliergli la conoscenza, deve togliergli la consapevolezza, deve togliergli l'abilità delle sue mani. Oblio è il suo mezzo d'azione. Come si combatte Virbio? Coltivando ed estendendo la propria specie quanto Virbio odia. Cosa odia Virbio? Virbio odia il sapere, la conoscenza e la consapevolezza. Siate poveri di spirito, dice Virbio. Fatto conduce l'essere e l'essere individua gli incubi. Incubi sono le ossessioni che assalgono l'essere dai bisogni insoddisfatti. Incubi sono le paure generate da sfide lasciate in sospeso. Incubo è quanto produce il tarpare le ali alla civetta di Minerva. Come si combatte incubi? Attraverso lo sviluppo del sapere e della conoscenza, operando per soddisfare i propri bisogni, attraverso lo sviluppo del potere di essere, prendendo nelle proprie mani il proprio divenire. Fatto conduce l'essere, e l'essere individua Mors. Mors è la fine del divenire. Mors è la morte del corpo fisico e del corpo luminoso insieme. Mors è il risultato di un essere che, anziché sviluppare il proprio potere di essere, preferì mettersi in ginocchio. Mors è il non divenire. Come si combatte Mors? Sviluppando, alimentandolo, l'essere luminoso di cui il corpo fisico è l'involucro. Fatto conduce l'essere. E l'essere individua Orco. Orco è la trasformazione dell'essere da un'esistenza fondata sul potere di essere ad un'esistenza fondata sull'appropriazione del potere di altri esseri, del loro divenire, del loro sapere, dell'abilità delle loro mani. Come si combatte Orco? Continuando a sviluppare la propria conoscenza, il proprio sapere, l'abilità delle proprie mani, anche quando appare più semplice e comodo portarlo via da altri esseri della propria specie. Fatto conduce l'essere e l'essere individua pace. Pace è la costrizione dell'essere nelle contraddizioni. Pace è l'imposizione all'essere di non prendere nelle proprie mani la soluzione delle contraddizioni, ma di subirne passivamente lo sviluppo. Pace è il non sviluppo del potere di essere nell'individuo. Come si combatte pace? Impedendo al potere di avere, di imporre agli schiavi, a cui ruba il pane dalle mani, costringendoli ad alimentarlo col sudore della propria fronte. Fatto conduce l'essere, e l'essere individua le strigi. Strigi è una coscienza che si alimenta di qualunque cosa o azione, il cui fine è disarmare l'essere davanti alle condizioni dell'esistente. Strigi e ogni essere il cui scopo è costruire dipendenza in altri esseri. Strigi è chiunque contribuisca a mettere esseri della propria specie in ginocchio per supplicare interventi a proprio favore, ripagandoli alimentando le loro paure. Come si combattono le strigi? Col bastone di biancospino di Karna, cioè prendendo nelle proprie mani il proprio divenire, fondandolo in ogni istante presente. Fatto conduce l'essere. È l'essere individua mania. Mania è l'essere chiuso su se stesso. Mania è la coscienza di sé,
il cui scopo è bloccare la dilatazione dell'essere nell'esistente. Mania è la ripetizione di gesti quando non sono finalizzati a costruire, ma a disperdere eccessi di energia senza un fine e in modo ossessivo. Mania è la coscienza che blocca l'essere nel suo stadio di sviluppo. L'essere si ritiene perfetto, uguale a Dio perfetto. Diventa mania e lo scopo della sua esistenza è costringere altri esseri ad imitarlo. Come si combatte mania? Attraverso la dilatazione di se stessi nell'esistente, attraverso lo sviluppo della propria coscienza e consapevolezza. Bene, questa è la ricerca dei nemici nel sentiero d'oro, cioè quei nemici, quegli esseri, quelle tensioni, quell'esistente che tende a distruggere il divenire dell'essere umano. Scusate. Bene, arrivato a questo punto cercherò di darvi, anche se fra poco prenderò 5 minuti di pausa, il senso che nel paganesimo esiste di pace. Pace è una divinità pagana che venne in auge a Roma durante le guerre civili. In pratica fu praticamente Augusto a costruire un tempio alla pace e fu importantissimo perché a Augusto gli interessava essenzialmente che non scoppiassero guerre nei suoi confronti. E questa divinità venne trasformata in dovere o in dono divino da parte dei cristiani. Per il paganesimo pace è un'ombra nera, perché pace costringe gli esseri umani in ginocchio e dice tu non devi alzarti dall'essere in ginocchio. La pace è nemica della giustizia, nel senso che chi subisce l'ingiustizia tende a ribellarsi all'ingiustizia. Mentre invece la pace impone di non ribellarsi all'ingiustizia, di subire l'ingiustizia. Allora, vediamo un attimo dal paganesimo, dal sentiero d'oro, la descrizione di pace. Un attimo solo. Vediamo una telefonata prima di continuare, se è una telefonata. Pronto? Posso parlare in privato un attimo? Dopo le 8, grazie. Ah, dopo le 8? Sì, finisco alle 8 di trasmettere. No, niente, no, perché aveva bisogno di parlare privatamente per conoscerti così, no? Sì. Dopo le 8? Dopo le 8, finisco alle 8 di trasmettere circa. Va bene, ok, ciao, ciao. Niente, chiedeva di conoscermi privatamente. E ne parliamo dopo le 8 perché tutte le telefonate vanno messe in linea. Io alle 8 mi fermerò un'altra mezz'oretta, metterò su un po' di musica intanto che arriva Alvise a trasmettere e se volete telefonarmi prenderò sulle chiamate, così useremo anche questa mezz'ora. Parliamo di pace. Allora, diciamo che nel paganesimo pace è un'ombra nera ed è un'ombra nera orribile perché tende a mantenere gli esseri umani in ginocchio. Pace, finché il termine rimaneva ad indicare un'astrazione andava tutto bene. Ma pace è stata alzata agli altari, come una feroce dichiarazione di guerra. Chi voleva l'adorazione di pace? L'imperatore Cesare Augusto. Dunque non era pace che l'imperatore chiedeva di onorare, bensì se stesso, e nessuno poteva opporsi. Egli esaltava la sua immagine al fine di difendere la posizione all'interno del comando sociale raggiunta. Egli, da quella posizione, agognava e imponeva pace. Ogni atto di guerra, ogni contraddizione che si fosse espressa avrebbe potuto mettere in discussione la sua autorità, magari lo avrebbe costretto a mediare. Ogni contraddizione metteva a dura prova la capacità dell'imperatore di conservare la sua funzione sociale all'interno del potere di avere. Per questo motivo, e solo per questo motivo, Cesare Augusto elevò a divinità pace e in seguito questa divinità fu estesa dai vari imperatori. Ogni atto di guerra e di eversione verso il comando sociale era esecrabile. Dunque, serviva una divinità per far suonare come una bestemmia l'eversione. Pace è questo. Pace
è la sospensione dello sviluppo delle contraddizioni. Pace è la porta che apre la via d'Orco. La contraddizione è vita. È Marte che apre l'anno nuovo. Pace chiude l'anno della vita umana. Questa divinità, beffeggiata come tale dai cristiani, è stata da questi esaltata fin da subito come un modo di essere della specie umana della quale essi stavano per assumere il controllo. Quando le contraddizioni avvolgono gli esseri umani e questi non hanno nessun mezzo per porvi fine, in quanto il loro avvio e la loro fine dipendono dal fare e dalla decisione del loro comando sociale, invocare pace sembra essere la soluzione. Avere un Dio davanti al quale mettere in ginocchio o inginocchiarsi davanti a pace è la stessa cosa. L'invocazione non consiste nel rimuovere le cause che producono le contraddizioni o che impediscono all'essere umano di divenire per poter affrontare le contraddizioni, ma nella supplica affinché le contraddizioni, per incanto o per volere divino, cessino. Davanti a pace gli esseri umani vengono messi in ginocchio, pronti ad essere macellati. Potevano i cristiani lasciarsi scappare un simile strumento? Pace è stato uno dei preludi che al momento della fine della Repubblica e alla nascita dell'Impero permisero di forgiare gli animi per renderli pronti a prostrarsi davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Bene, faccio partire un po' di musica e mi prendo qualche momento di pausa. Continuiamo con il discorso sul paganesimo. È sempre stato abbastanza importante sapere il paganesimo come è stato sconfitto. Il paganesimo è stato sconfitto perché a un certo punto non era più in grado di essere se stesso. Cioè l'arrivo dell'imperatore aveva distrutto la possibilità del paganesimo di svilupparsi. In realtà noi come pagani abbiamo sempre detto che chiudiamo l'arrivo del paganesimo all'epoca sillana. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Vabbè. Perché all'epoca sillana? Perché all'epoca sillana avviene la distruzione dei libri sibillini. I libri sibillini erano i libri che erano a Roma, usati da Numa per costruire il divenire di Roma. Ed erano libri che venivano usati dai pontefici nelle situazioni critiche, nelle situazioni importanti in cui serviva sapere non tanto il futuro, quanto come comportarsi per essere in armonia col circostante. E i libri sibillini prendono fuoco e vanno a fuoco a circa qualche anno prima, penso, del periodo sillano, circa un paio d'anni prima. Con i libri sibillini si chiude l'epoca del divenire del paganesimo. Questa epoca viene chiusa un po' in tutto il Mediterraneo, anche se il paganesimo nordico ha delle altre valenze, verrà piegato più tardi. In realtà tutto il paganesimo viene chiuso, lo sviluppo del paganesimo viene chiuso là. Dopodiché c'è un periodo di involuzione in cui intanto si ha l'uomo Dio con l'arrivo dell'imperatore a Roma e subito dopo abbiamo l'arrivo dei cristiani, i quali cristiani dimostrano all'imperatore come sia più semplice governare il mondo essendo cristiani anziché essendo pagani o di altre estrazioni. E qua esistono una serie di lotte in cui praticamente il paganesimo viene distrutto, dove le lotte non sono tanto fra il paganesimo e il cristianesimo, ma sono i cristiani fra di loro che si ammazzano. Uno di questi episodi chiave è la calata di Alarico a Roma. Alarico non era pagano, Alarico era cristiano, era ariano. Vediamo una telefonata, meno che non sia uno scherzo, come sempre. Pronto? Era uno scherzo. Alarico è ariano, sempre cristiano, e lui cala a Roma per chiedere il pagamento delle prestazioni che lui aveva fatto per conto dell'imperatore. Praticamente Alarico era stato incaricato, era un comandante militare al servizio di Ravenna, dell'imperatore di Ravenna, e chiedeva il contributo che gli era stato promesso. In pratica gli era stata promessa la regione Veneto come compenso dei suoi servigi affinché la sua popolazione potesse stanziare in Veneto. In realtà questo non viene mantenuto e si gioca sull'invasione di Alarico fino a portarlo a distruggere Roma, proprio per arrivare a distruggere quelli che sono i resti del paganesimo.
Proprio in questo periodo vediamo che uno dei personaggi che agiscono per distruggere il paganesimo è l'imperatrice Galla Placida. Leggiamo un attimino dal Galla Placida. Alla fine, imparidata, un testo analogo è indirizzato al proconsole d'Africa. Noi, così si esprime l'Augusta, perseguitiamo tutte le eresie, gli scismi, le superstizioni dei pagani e le dottrine ostili alla fede cattolica. I rei e i loro complici saranno puniti senza appello. La legislazione non dà tregua ai trasgressori. Già 10 anni prima, un'ordinanza di Onorio confiscava i templi a favore dell'erario e ordinava la rimozione di aree e statue dalle terme e dai giardini. L'Augusta, infine, infierisce contro i giudei, sottoposti a restrizioni umilianti, al divieto di contrarre matrimonio coi cristiani, sin dal 388. Essi avevano goduto di una breve distensione durante il periodo in cui a fianco di Onorio reggeva il governo il patrizio Costanzo. Forse si deve a questo rude soldato, formato alla scuola di Stilicone, una vena di tolleranza. Nel 415 ai giudei fu permesso di tenere schiavi cristiani, a patto che potessero praticare liberamente la loro religione. Con il ritorno di Placidia furono emanate nuove misure restrittive. Nel 418 i giudei furono esclusi dall'esercito e dai pubblici uffici, tranne che per la carica di curialis, l'esoso amministratore del municipio che doveva imporre le imposte, le corvée, gli ammassi ed era odiato dalla popolazione, era lecita anche la professione forense. Ma nella serie di provvedimenti emanati da Aquileia, Placida vietò loro anche quelle due attività. Nel 426, infine, un suo decreto proibisce ai genitori giudei di diseredare i figli qualora si convertono al cristianesimo. Noi vediamo un'altra telefonata, sempre che sia una telefonata. Pronto? Claudio. Ciao. Sono io. Dimmi. Sì, il discorso è di quelli che mettono giù il telefono. Sì, ma è una cosa che ormai anche sono abituato. Anche se immaginiamo chi possa essere, perché a un certo punto questi qui, il discorso che si faceva prima, che vogliono rimanere dei lacchè, oltre che dei codardi, perché se tu dici delle cretinate, perché tanta ostilità? Mettiamo caso che, vabbè, che il paganesimo abbia delle pecche, mettiamo caso, supponiamo, ma in questo momento è l'unica voce di denuncia contro il male, la falsità, la patologia schizofrenica della nostra società malata e anche nel massimo della decadenza morale. Ma vedi, sai, è paura, pure semplice paura, non è nient'altro. Ma sì, ma viviamo nell'equivoco, nell'artificio, siamo dei virtuosi addirittura dell'illusionismo. Insomma, invece di ringraziarti che fai informazione, questi qui si nascondono dietro un telefono, cioè non riesco a capire sta gente. Ma in fondo se le cose non stessero in questo modo, io avrei torto. Cioè, appunto, se io affermo che un cristiano, al di là di poi i cristiani che trasformano la loro fede, no? Cioè si costruiscono un modo per sopravvivere, ma il cristianesimo come dottrina crea degli individui fondamentalmente vigliacchi, cioè dai roghi agli scherzi a rompere le scatole, cioè, è sempre la stessa forza che lavora. Sì. Volevo anche dirti, Claudio, ti parlavo tempo fa che davano il film di Miller dalla sua opera il Crogiolo. Sì. E adesso lo stanno facendo. Mia moglie è andata a vederlo. La seduzione del male. Mia moglie è andata a vederlo e gli è piaciuto moltissimo, proprio perché mette in luce l'ipocrisia. Ecco, è questo che dice appunto sto scrittore, sto Miller, no? Esatto. Tu non l'hai visto? No, io non riesco, cioè io avevo paura che fosse un film di torture, no? Perché mi hanno fatto vedere il Magnificat. Fatalità, il Magnificat ce l'avevo in cassetta, no? Sì. Ne ho visto 20 minuti, dopodiché sono andato fuori di qua a testa. Cioè io vedere quelle cose non sopporto. Non. Sì, ma bisogna vedere anche come sono fatti certi film. Penso che questo qua è la serie, è la storia
di una serie di spaventosa di roghi che hanno decimato la popolazione del Massachusetts per causa di un delirio generale di decine di bambine che dicevano di essere possedute, tra virgolette, e che accusavano un po' tutti. Ma vedi, Miller lo ha scritto come attacco al maccartismo, no? Sì, poi si può leggere anche in questo modo, anche come attacco al maccartismo, e non solo. Cioè, un po', diciamo, la caccia delle streghe di tutti i tempi. Tu pensa che a un certo punto in Francia c'è stato un ragazzo che diceva che lui riusciva a distinguere una strega guardandola negli occhi. Prima che lo fermassero, ne avevano già bruciato, credo, un 200. Adesso non voglio sbagliare il numero, poi magari controllerò. Comunque un 200 fa conto. Sì, 200 donne furono bruciate perché lui sapeva distinguere una strega guardandola negli occhi. La cosa fa venire i brividi, Cioè, perché è agghiacciante. Cioè, non è il fatto di uccidere, perché uccidere è uccidere, ma è la motivazione per cui lo si fa. Appunto. Capisci? Perché sì, appunto, come diceva Miller, che nell'America degli anni 50 il Tribunale per le attività antiamericane era lo specchio perfetto di quella corte puritana del Massachusetts di quegli anni, mi pare che fosse non vorrei sbagliare. L'epoca non mi sfugge un attimo, cos'era, nel 600, fra 6 e 700, fatto di Salem, fra 6 e 700, non so esattamente neanch'io. Sì, perché mi sfugge in questo momento, ma era guarda, non me lo ricordo, poi non nel 600 è proprio nel 600, sì adesso mi è venuto in mente, è proprio nel 600. Cioè lui, sto Miller, diceva che sapeva solo in parte, cioè adesso, quanto universale sarebbe stato il suo testo. Sì. Capito? Sì, ma ti dico, proprio avvengono sempre queste forme di ipocrisia, di distruzione dell'individuo. Sì, sì. Molto comuni. Sì, è vero. Cioè, vengono prese proprio da isterismi, ma anche c'è anche una vena di sadismo poi che gioca, Guarda, l'individuo diventa oggetto. Le cose le più basse, più amorali, più veramente. Va bene, va bene, Claudio. Dimmi. Continuo ad ascoltarti. Grazie. Ciao. Ciao. Intanto ringrazio questa radioascoltatrice che è sempre attenta ed è affezionatissima alle nostre trasmissioni e poi dà sempre dei contributi che sono importanti. Allora, qui ho un altro testo invece divertentissimo di Eileen Parker. Eileen Parker parla di nuovi movimenti religiosi. Sapete che c'è sta mania di attaccare le sette, no? E c'è più di qualcuno che ci ha accusato di essere una setta. In realtà noi non è che sappiamo esattamente cosa fanno gli altri che si chiamano pagani, noi dobbiamo pescare dalle notizie che ci arrivano. Vediamo la telefonata un attimo. Pronto? Pronto, il secondo problema. Molto bene. Eileen Barker parla di nuovi movimenti e ci mette anche i neopagani. Vediamo un attimino cosa dice dei pagani. Alcuni neopagani si considerano occultisti, ma altri rifiutano questa etichetta. Neopaganesimo e neostregoneria sono qualche volta, ma non sempre, considerati sinonimi. Il paganesimo è altre volte visto come l'aspetto più religioso della stregoneria. Secondo Margot Hadler, i gruppi neopagani si differenziano fra loro quando alla tradizione, all'ampiezza e ai loro interessi, alla struttura dell'organizzazione, al rituale e ai nomi con cui chiamano le loro divinità. Vediamo un attimino un'altra potenziale telefonata, ma a questo punto. Pronto? Molto bene. Nonostante questo, si considerano parte di un unico movimento religioso filosofico. Infatti noi abbiamo sempre detto che i pagani sono tutti diversi uno dall'altro, perché ogni pagano ha la propria percezione del circostante,
Per cui non esiste una verità pagana, esiste una direzione in cui si muovono i pagani, esiste un grande fiume e questo fiume può essere riempito di cose grandiose o di cose infime o squallide. Però è sempre un fiume che va verso quella direzione. Di un unico movimento religioso. Hanno in comune alcuni valori e comunicano gli uni con gli altri attraverso una rete di bollettini e di incontri. Esistono pochi templi neopagani. Le riunioni possono essere tenute nei boschi o in case private. Stonehenge e Glastonbury sono tra i luoghi celebrati come sacri. I neopagani tendono a vivere in modo ordinario. Cosa significa questo? Che i pagani non fanno una setta, non si separano dalla società, non si nascondono dei problemi sociali, affrontano la società. Ricordiamo che fin dall'inizio lo scontro fondamentale fra cristianesimo e paganesimo era che si accusava i cristiani di essere una setta, cioè di separarsi dal contesto sociale, di non partecipare a quello che era la vita cittadina, ma di sabotarla, di distruggerne i valori, di distruggere l'anima della città per costruire miseria. Infatti i pagani non si separano dal tessuto sociale, anche se il comando sociale è rappresentato dalla Chiesa Cattolica, i pagani non scappano, danno il loro contributo. Ed è normalmente difficile distinguerli dal resto della società, credenze religiose a parte. Quali sono queste credenze? Il paganesimo è soprattutto una religione della natura. Vediamo un attimino la telefonata.